C'è di nuovo una preoccupazione principale, ma non so ancora. Via. Allora, numero 1 del presidente, consolidamento rete e assessore Berlangeri. Consolidamento a rete di Liguria Wi-Fi. Vabbè, questo è il consolidamento del Claudia, la numero 1, volevi chiedere un approfondimento. Ci sono parlato di Avegno con i dirigenti del bilancio perché c'è un po' meno sulle coperture. Settimana prossima. Va bene, quindi uno rinviata. Poi andiamo alla numero 3. Ci sono 3, 4, 5 sono rinnovi oppure rilasci di accreditamento. Via, anche la 6. Adesso vanno tutti bene insieme a questo. Numero 7, assessore Cascino. Comune di Sanremo Imperia, approvazione di variante alle norme di attuazione del piano. Regolatore generale, articoli vari. Sì, parere positivo, sono alcune insomma varianti sul PRG del 1985. Numero 8, assessore Cascino, nulla osta ai sensi dell'articolo 69, legge regionale 36 del 97, successive modifiche, variare il piano territoriale di coordinamento pedistico in sede di approvazione del PUC. Anche questo parere positivo. Numero 9, assessore Guccinelli, convenzione tra Regione Liguria e ARPAL per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e scientifico in relazione al censimento siti in porto 30.000 euro. Numero 10, assessore Rossi, sistema di misurazione e valutazione della performance, presa dato degli esiti della verifica in termini degli obiettivi 2014 e conseguenti modifiche al piano della performance 2014-2016. Numero 11, assessore Vesco, prosecuzione dell'attività di cui al progetto formativo per percorsi di inserimento lavorativi di 130 persone disabili, approvato con l'IGR, ulteriore trasferimento al Comune di Genova, importo 220.000 euro. E questa è sempre una delibera dell'assessore Rambaudi, legge regionale 11-2006, istituzione, disciplina, relazione sulle attività implementate, sui risultati ottenuti nel triennio 2011-2014, una relazione al consiglio. E queste sono quelle in sacco. Ora fuori sacco. Perché un giorno prima. Ogni tanto in va. Del presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Scusi, che sono qua, sono la concessione del patrocinio ed uso del logo. Assessore Paita. Approvazione quarto piano di interventi per ripristino di abilità provinciale danneggiata agli eventi alluvionali dicembre-gennaio 2013-2014. Impegno di 600.000 derivante dal maggior gettito 2013 accisa sui carburanti. Erano quegli interventi che avevo già portato, ma che siccome sono esecutivi dopo l'assestamento, ora tornano per gli impegni di spesa. Due ce ne sono, questo 600.000 e l'altro 2.124.000 eccetera eccetera, che stanno entrambi sulla CIVA. No, tranquillo. Dicevo che questi qui sono gli interventi che avevo già portato negli elenchi sulla CIVA, ok, dei carburanti, per diciamo trasferiamo. Siccome per fare l'impegno è dovuto aspettare l'assestamento, ora diventano esecutive dopo l'assestamento, ok? Cioè i soldi possono essere dati ai comuni coinvolti, sono tantissime, perché sono 2 milioni la prima e 600 l'altra, una quantità enorme di interventi. Quindi, ok, se volete la copia poi la faccio vedere. Aspetta la copia, sarebbe. Numero, te lo dico. No, se ci fosse una. Se potessero fare una copia. Per la conferenza? Sì, sono 46.
solo. Dai tu l'elenco durante la conferenza, no? Ci sarà. Non ci sarò, penso. Bene, abbiamo... perché però se viene tardi poi mi fermo, nel senso che volevo andare un po' nuovo. Ha fatto un comunicato, dai. Okay. L'unica osservazione è che il comunicato lo avevamo già fatto, credo, se non ricordo male, o no, non mi ricordo. No, visto che al momento possiamo rifare. I comuni sono interessati. L'unica cosa è che io ce n'ho una a livello. 46 la prima e l'altra sono, eccola qua. Ah, ecco, sono tanti interventi piccoli. Due, tre perché sono quelli delle provinciali, ok? Per esempio c'è... Ma quindi no, ho capito, sono ancora già deliberate che però ero in attesa della sua esatto, esatto. Non potevo impegnare. Esatto, non potevo darmi no, certo nell'altra. Sono sempre a casa in dialogo. Lascio perdere allora. Sì, se lo sanno già i comuni. Credo di non avervi mai scritto, perché aspettato scrivo allora. Sì. Guardate che ci posso bene, via, andiamo avanti. Va bene, raccogliamo. Allora, poi del assessore Barbagallo, convenzione Regione Liguria, Fondazione Centro Internazionale Monitoraggio Ambientale, approvazione e integrazione al piano della seconda annualità per la realizzazione di attività in tema di materiale forestale di propagazione, euro 56.000. Poi dell'assessore Guccinelli, intesa ai sensi della legge 55 del 2002 per l'autorizzazione alla modifica dell'esistente centrale termoelettrica Tirreno Power mediante la realizzazione della copertura del parco carbone. È l'intesa che diamo al Ministero perché è passato in conferenza il progetto per la copertura del parco carbonile della centrale di Vado. Credo che sia evidente a tutti che il passaggio successivo dell'avvio dei lavori, della realizzazione della copertura, è molto legato a quelli che saranno gli esiti della conferenza dei servizi sull'AIA delle prossime settimane. Vicepresidente, elenco regionale dei soggetti autorizzati all'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, requisiti, modalità di aggiornamento e modulistica, disposizioni in materia di emergenza urgenza, direttiva vincolante ex articolo 8 legge regionale 41 del 2006. A seguito della legge sul passaggio del volontariato dentro il sistema sanitario, questo è il regolamento con cui definiamo cosa devono fare, i requisiti che devono avere, le pubbliche assistenze, le sezioni di Croce Rossa che chiedono di venire a terra, faccio esatto. Anche come non liscio, per esempio. Poi del vicepresidente, indicazione centri prescrittori, farmaci soggetti a monitoraggio AIFA, Risenox, ex legge 648 del 96, Samsa, Signifor e altri. Sono farmaci particolarmente importanti che però devono essere monitorati e quindi saranno i centri di riferimento prescritti. Dell'assessore Berlangeri, di deliberazione 1232 del 14 ottobre 2014, approvazione convenzione attuativa tra Regione Liguria e Dipartimento di Scienze per l'Architettura Agenzia in Liguria per la partecipazione ad Expo 2015. Rettifica. Poi del assessore Rossetti. Decreto legge 66 del 2014, articolo 45, ristrutturazione del debito obbligazionario delle regioni individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 10 luglio 2014, atto di indirizzo. Assessore Guccinelli, legge regionale 1 del 2010, 5 modifiche e integrazione, modifica alla deliberazione della Giunta regionale 1294 24 ottobre
2014. È un'ulteriore delibera che riguarda il bando che è in corso sull'alluvione, quella per i danni sotto ai 40.000. C'è un'estensione della perimetrazione che ci è stata fornita dal Comune di Genova e poi c'è contestualmente anche un elenco di ulteriori strade che abbiamo evitato di fare delle mappe perché sono proprio singoli eventi che sono accaduti e diventava difficile fare 60 mappe da legare ulteriormente, quindi un elenco di strade e di luoghi dove sono stati segnalati dalle imprese, dalle associazioni, dalla Camera di Commercio e il Comune ci ha trasmesso poi questo elenco. Quindi è un lavoro in progress, credo che fino a questo momento tutto quanto è stato segnalato da parte di imprese danneggiate o dalle associazioni di categoria che stanno facendo un lavoro da questo punto di vista molto importante, dalla stessa Camera di Commercio in rapporto col Comune di Genova abbiamo continuamente operato per adeguare l'elenco. C'è l'inserimento di un ulteriore comune che è il comune di Bogliasco. Un dato informativo per la Giunta che ci ha trasmesso la Camera di Commercio. A ieri sera sono stato... Come? Questa è la di stamattina. Sì. Credo che anche a te lo dico il sindaco. Sì. A ieri sera erano state presentate in Camera di Commercio 560 modelli E, 459 per danni sotto i 40.000, 101 per danni sopra i 100.000. A ieri sera, sopra i 40.000, sì, chiedo scusa, 101 per i danni sopra i 40.000. Il totale di questi modelli E presentati fino a questo momento è di 28 milioni e 900 mila euro. Però ieri sera era il 5, c'è ancora 6, 7, 8, perché la Camera di Commercio sta aperta anche sabato, lunedì 10 e poi uno strascico che ci sarà per invia per posta nei giorni successivi. Però a ieri sera l'importo è di 29 milioni di euro. Una cosa, ma questi periti gratuiti, no? Sono già all'opera? Sì, sono già all'opera nel senso che in molti hanno accompagnato l'impresa anche nella predisposizione del modello E. O se no adesso i vari modelli presentati, comunque la Camera di Commercio poi chiede a uno di questi professionisti, se non l'ha fatto la singola impresa, di seguire la predisposizione della perizia. Che c'è la fase anche di predisposizione della perizia, non al lavoro a questo punto di vista. Devo dire che la cosa pare che con qualche ogni tanto mal di pancia, perché qualcuno non si è visto nei primi, rappresentato nei primi atti, nei primi perimetri, però stanno rientrando tranquillamente dentro tutti. Mi sembrerebbe, uso il condizionale, perché queste cose qua poi l'imprevisto accade sempre, che però c'è un lavoro di associazioni, Camera di Commercio, noi e lo stesso Comune di Genova che sia abbastanza efficace. Poi, la questione europea, quando si sblocca? Che tempi ha? Noi dobbiamo avere fare il libro la prossima settimana e inviare quindi fine mese, però noi per esaminare le richieste sopra i 40 le possiamo già esaminare. Dobbiamo emanare il bando, quindi l'autocertificazione sopra perché... il modello E. C'è un bando. C'è un bando però. Le aziende possono già fare, ovviamente devono già fare la presentazione del modello E perché quello. C'è un bando però, non si può superare l'elenco di cui ci parlavi prima. Non si può superare l'elenco. Nel senso che i beneficiari di quel bando saranno necessariamente quelli che hanno già presentato. Certo, ovviamente. Quindi l'unica cosa. Il 15 novembre noi sappiamo che il danno totale è. Sì, sappiamo già questo. E chi ha fatto il modello E sopra i 40.000 può cominciare anche la fase peritale. Questa la può cominciare a fare.
in modo tale che quando i primi... Perché lì è lui che se la fa. No, fa sempre, col, sempre nello stesso sistema, così che quando uscirà il nostro bando, nella prima settimana di, del mese di dicembre, a quel punto lì non deve far altro che no, ha la perizia pronta. L'autorità con cui diciamo si è affrontato con quei problemi al governo, che mi rendo conto che mentre 20 giorni fa o un mese fa dire c'è un caso Genova era più facile, adesso è più complicato, no? Cioè, sa dire che non c'è un caso Carrara, sa che è sempre difficile. Però noi ci presenteremo tra poco con un quadro in cui diciamo i numeri sono questi. Insomma. Perché lì abbiamo tre strade, i fondi nostri, i fondi di solidarietà, dunque fuori solidarietà europea non è possibile. Allora, io però insisto, infatti l'ho anche detto a Gabriella prima, io voglio scrivere una lettera alla Protezione Civile e dire non è possibile allo stato attuale numerico, ma se sommate tutti i casi che sono avvenuti, forse... Sì, bisogna che no, non venisse da noi. Questo è no, ma dicevo, poi c'è una solidarietà interregionale, che noi abbiamo qualche volta aderito, abbiamo contribuito la... per l'Abruzzo e per l'Emilia. Sì, mi rendo conto della strada di auto sua, poi di auto sua, stanno auto su, Piemonte lì. E poi c'è il governo. Vabbè, dai. Sentite, ma avendo i soldi, ma i soldi ce li avremo. Il bando uscirà a metà dicembre, secondo voi? Quindi la prima decade, la prima settimana, la prima decade di dicembre. Giorni dicembre. E a questo punto però non darete più tempi lunghi, no? 10 giorni. Certo, i tempi sono brevi. A gennaio paghi quelli. Certo. Metà li paghi dicembre, metà li paghi gennaio. Certo. Come abbiamo detto. No, questo per dire al governo, che ormai una chiacchiera per una fare. Cioè noi paghiamo i danni tra novembre, cioè dicembre e gennaio. Quindi se non i soldi in mano ci servirebbe sapere se in questo arco di tempo voi fate un altro in modo che si possa dire alla gente. Noi il giorno prima di quando facciamo il riparto. Aspetta a quelli sopra i 40.000 dovremmo sapere la cifra del governo perché sapremo la nostra è 10. Sì, almeno 10. Sapere la... Vabbè, dai, ok, devo firmare questa. Ci la metterà poi. Yeah. Allora, poi una deliberazione di diversi, allora, di diversi assessori, assessore Rossetti, presidente, assessore Paita. Presa dato di disponibilità di erogazioni liberali pervenute a seguito dell'avviso di cui al DPGR 32 del 2014. Immagino che c'è un disagno molto alto. Sì, sì. Posso dire una cosa che siamo qua? Dunque, la... Non so, c'è già, no? Va bene. C'è un costo rilevante della questione verificatore... Progetto ribaltamento mare. Si è provato a chiedere una relazione liberale, ma non è andata a buon fine. Lo so, voglio provare con ANAS. Va bene? Faccio questo. L'alternativa potrebbe anche essere quella che però il costo venga messo sui soldi per l'opera. Si può o non si può? Se non lo trovi, dicono. L'erogatore? No, se non trovi l'erogatore. Sì. Il costo della, della validazione, se si prende i soldi all'opera, suppongo, no? Non lo so. Eh? No, perché se lo troviamo è meglio, ma piuttosto che andare avanti ancora per tanto tempo, queste cose ti diamo. Va bene. Sento l'ANAS e lunedì un disegno di legge dell'assessore Buccinelli, modifiche alle leggi regionali 12 del 2012, testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva,
il numero 18 del 99, il numero 20 del 2006 e il numero 45 dell'82. Ok, inizia il suo percorso, il suo consiglio. E poi l'ultima cosa, una comunicazione dell'assessore Vescovo. Problematiche relative all'erogazione delle risorse per il trasporto pubblico locale e regionale. Sì, ho ritenuto, insomma gli uffici di informarvi su una situazione che è molto complicata. Cioè, so che anche la dottoressa Modica è stata coinvolta e che condivide e approva questa comunicazione riguardo al finanziamento al trasporto pubblico. Noi siamo oggi in forte sofferenza, perché non per nostra responsabilità abbiamo pagato fino ad agosto, perché il 40%, noi abbiamo avuto il 60% che era la prima impegnativa. La norma prevedeva che anche nel 40% fosse ripartito entro giugno, abbiamo già fatto tutti i passaggi nella commissione, però a oggi quel decreto non è ancora stato firmato dal Ministero dal MEF, e quindi quelle risorse non sono ancora disponibili, quindi non sono accettate nelle entrate, noi non le possiamo neanche anticipare. Lo dico perché il sistema è veramente in forte crisi, perché mancando questi trasferimenti sono tutte le aziende in difficoltà, e si può manifestare anche, infatti io lo prospetto come possibilità, che le aziende, siccome sono tutti contratti di servizio, possano addebitare gli oneri finanziari agli enti. E quindi gli enti ce li possano richiedere a noi. Un governo che ti obbliga a pagare 30 giorni, poi non ti dai soldi, non viene già, ma ragazzi, non stiamo parlando. Questa figura deve funzionare bene. Tra l'altro ci sono preoccupazioni sulla continuità di cassa, anche per l'erogazione degli stipendi, rientra il concordato della politica nazionale. Ma guarda, la conferenza la conferenza no, è già passata oltre, perché la conferenza dei presidenti il 30 ottobre ha votato un ordine del giorno molto severo, tutti i presidenti l'hanno votato ed è stato inoltrato al governo, quindi dal punto di vista dell'azione politica le regioni hanno già fatto tutto quello che era possibile fare. Vabbè, pensa a questa cosa qui, andare al calderone Parino dice che non è certo se si riesca a fare l'accordo in generale. Nel caso che si faccia, se si va sulla Camera o sul Senato, è chiaro che se vai davanti all'emendamento. Queste sono risorse accertate, disponibili almeno, così le norme che lo dovrebbero sancire. Basta solo perché poi mi pare che una volta ci sia il decreto, quindi l'accertamento dell'entrata, noi a quel punto avremo maggiore tranquillità anche. Sempre compatibilmente con la cassa anticipata, che oggi mi pare sia precluso. La situazione è difficile sia per quanto riguarda le aziende, sia per quanto riguarda il nostro contratto. Ho fatto una cosa, chiamato il contratto con un po' di bella morale, però questa volta la malata come la sera, anche l'altro con la sua. Ce l'ha nel segretario, mi pare che stiamo orando che ho solo governo con tutti, ma anche il mio nome. Va bene, pure che non dico. Se no il sistema collassa veramente, anche per il 40% è un fatto consistente. Va bene, ok, basta, che bello. Allora, ci andiamo, faccio venire Alberto perché volevo. Io praticamente avete capito che questo lavoro settimanale diventa un lavoro di mandato, certo. Comunque, vediamo cosa troviamo qui dal fondo. Allora, troviamo la scheda sul palazzo di Lillo, qui si è occupato Bolciano, ma anche Maria Angeli, che pregherei di essere presente, in questa strada. Questo è l'unico palazzo di eroi di proprietario di un'area, che dentro un tema. E agli altri storicamente. Noi spendiamo 6 milioni e 4, l'idea è quella di fare un hotel molto bello con 25 stanze, di cui 5
qui con 9 camere singole e 11 camere due. In più c'è una zona culturale, espositiva, che bisognerebbe provare però a far gestire in qualche modo chi gestisce l'albergo. Dunque, la zona delle vigne è evidente che non è una zona accessibilissima dal punto di vista viario, come è ovvio. Niente, i lavori finiscono e finiscono a febbraio e si presume di inaugurarlo ad aprile, insomma. Che sia inaugurato ad aprile, poi qui siamo a cavallo, quindi diciamo, immagino che sarà la prossima giunta, la presentazione, eccetera. Allora non vogliamo farci un giro gennaio, un po' di tempo, no? La delicatezza lì chiaramente è costruire un bar in cui ci sia qualche raccordo anche col parcheggio, insomma, con l'esibizione. Stanno studiandola per vedere se ha possibilità di questo. L'acquaio, per esempio. Ora, abbiamo saputo che ci sono interessi, adesso non vuol dire perché non è giusto, perché siamo stessi, appunto, però ci è sembrato di capire che con qualche interesse ci potrebbe essere. Ovviamente poi bisogna vedere il bando, cosa prevederà in termini di prospettive, eccetera. Comunque, c'è un'esperienza simile a questa vicino a Piazza San Lorenzo, che è la sua città. Com'è? La sua città. Diciamo che ha avuto un certo successo. Poi, chiaro, il fatto che sia a 250 metri dal guaio, no? Renderebbe anche stimolante l'idea di una cosa molto qua, sarà un mercato a dire, Poi bisognerebbe immaginare questo spazio appunto espositivo, culturale, così via, come una cosa a sua volta attrattiva, no? Perché quel spazio di città è pienissimo di musei, quindi diciamo no. Io avevamo a lungo discusso con noi, con Ghezzi, perché dentro la fondazione di André c'è un'anima genovese che spingerebbe un milione, ma poi a parlare su un'anima diciamo milanese che sta lì si è immaginato anche quando c'è uno sforato il tasso che potesse venire un piano basso l'attività del campo, ma poi è arrivata là e c'è un si è parlato di cantautori quando si parlava di André, ho studiato un po' questa, la parte più alta mi sembra semplice in questi anni, credo che avrebbero fatto anche una zona per la colazione, no? Sì, sì, si vedono tutti i tetti della zona, sì. Invece credo che non ci sia ristorante, vero? No, ristorante con solo qua, è un albergo con solo qua, sì. Ma questo è anche meglio, perché vuol dire che potenzialmente... Mi pare che la cosa più su cui esercitarsi un po' di più, lo dico specialmente ad Angelo e a Giovanni, è capire bene la funzione di questi. Però sono bellissimi, questa parte. Bene, si potrebbe anche organizzare, magari anche un po' di vacanza, magari siamo un po' più tranquilli. Anche... Organizziamo un po' una presentazione. Perché i lavori probabilmente potrebbero finire anche a fine gennaio. Per essere il bando per uscire molto prima, anche adesso a partire anche a dicembre, presto potrà siamo già in ritardo, prossima volta l'abbiamo già preparata, quindi tante cose da dire, un paio di mesi, fatto una promozione anche un po' come dire nazionale, è un fatto dei ruoli questo, noi affidiamo diciamo un giusto patrimonio UNESCO. Vabbè, chi ha idee, come dire, ecco, il problema è che questi qui sono soldi Colombo 92 che passano attraverso il comune di Genova e arrivano in campo. Posso chiedere a Rossetti Mori, diciamo, il town di occuparsi? Cioè, praticamente l'impresa riceve i soldi con grande ritardo perché altri riceve con grande ritardo, non so se è passo per il comune, passo per il comune. L'unico buon motivo che passo per il comune. Sì, dico, fanno un giro un po' lungo perché poi partono dal Ministero dei Lavori Pubblici.
va bene. Poi la seconda dal nostro bilancio o dal Ministero delle Sanità? Credo che sia Ministero Comune A. Comune A. Ministero Comune A. Regione A. Ah, Regione A. Cioè, Ministero Comune A. Regione A. Ah, Regione A. C'è un giro... Ma perché questo qui è un inserimento che avevo fatto nelle prime attività, nel primo ciclo, diciamo, quando recuperavamo i fondi colombiani. Come la regione aveva anche un discreto contenuto a recupero dei soldi, ci siamo fatti dare una percentuale. L'abbiamo collocata nel palazzo del 100% finanziato dallo Stato. Dallo Stato, dallo Stato del colombiano. Cioè, abbiamo gli interessi che non sono maturati grazie all'euro. No? Questa storia, sì. E quindi il comune ci ha fatto un sacco di roba, farlo felice, locale, Mazzari, guarda, la maschera qua, la Gille, vabbè, insomma, un pezzo di disagio abbiamo fatto in questo soldi. 97 milioni, ci siamo arrivati un po' in fondo, però diciamo. Ci sono 100 milioni, tutto. Ne ha messo un milione anni. Esatto, sì. 100 milioni esatto. Vabbè, le altre tre schede che in realtà presentiamo come un'unica schedona, diciamo, con che divisano tre, sono tre bellissimi interventi di Conigliano di Arte, di ristrutturazione di edifici o di costruzioni di edifici, in via Padre 1, 3, 5 e 7. Ed è un complesso di 4, 6, 7, 7, 7, 8, 2, 8 e mezzo, 8 milioni e mezzo di euro, che alla fine mettono a disposizione tra RSR, per com'è? RSR, sì. No, l'ERP è quello che abbiamo già consegnato, questo è il PS. ERP sono quelli che avevamo consegnato a Cornigliano l'anno scorso. In totale questo blocco qui, questa pagina, quanto sono? 61 in totale. Questi sono meno 18, quindi... 43. La presenti tu, ovviamente. Ok? Sarà anche altri, suppongo, no? Sì. Dopodiché presentiamo una piccola azienda che fa tutto in novella. Renzo, ne mancano 7. Ovvero, da fare un po' l'elenco. No, facciamolo adesso. Nel senso che poi se non vogliono venire o presentiamo la scheda noi o diciamo lascia perdere, però sarebbe importante capire se sui cantieri possiamo portare poi penso che il Noberasco che fa una fabbrica completamente nuova dovrà venire, cioè l'azienda in quel tempo poi andrebbe chiesto MSC se mai passare attraverso Vasi, l'Ucraino. C'è del nuovo, quindi sarebbe. Poi pensavo che almeno il più grande terminalista si potrebbe evitare, che è ABTE, insomma, PSA, senza 600 persone. E poi avrei chiesto a Costa, forse ci dirà di sì, che inaugura giovedì domani, o sabato, termina il crociere, e quindi poteva essere l'occasione per. A queste 5 dare la priorità, se ve ne vengono in mente altre. Ce ne sono due o tre piccole, diciamo. Sì, voglio dire, cioè, grandi, diciamo, avere costo messo in mappamonti. In realtà ci sarebbe anche, come non so, non so, in realtà conosciuto. Sarebbe anche MES, però MES dovrà lavorare qui per molti anni, non so bene se ci sono. Forse almeno un ritardo, mi pare che le cose sono 6, quindi sarebbe, non so, okay. Non sono tanti, non sono tanti, non sono spezzi, considerato che vado, diciamo, una funzione politica, ma non c'è ancora. Invece presentiamo la scheda oggi di istruzione e informazioni, ne mancano 7. Allora, Alberto mi ha fatto un'ipotesi, mi ti pregherei di seguirla, sono date le leggi, perché a questo punto chiederei aiuto a voi a chiudere su questo pacchetto qui, insomma,
l'elenco più o meno era questo. Una nota sul bilancio che poi sarà presentata. Sul bilancio, naturalmente non devo fare rossetti, modici, eccetera. Io pensavo di chiudere col bilancio per presentare il bilancio prima che uscì la prova mi sembra sgradevole. Ecco, a proposito di questo, facciamo il programma delle giunte. Allora, oggi ne abbiamo 6, quindi le prossime sono 14 e 21 metri. Poi, salvo problemi, 5, 12, 19. 14, 21, 28. 5, 12, 19, salvo problemi. No, la questione per chi richiedeva attenzione è, dopodiché il venerdì sarà il 26, ovviamente non si fa il 26, abbiamo 29 lunedì, 30 martedì. Ditemi come volete fare. Di solito gli uffici preferiscono avere un giorno in più per l'ultima giornata. Diciamo 30. Ditemi voi, se volete invece avere un giorno in più per magari staccare un po', ma stacchiamo un giorno di più prima. Diciamo 30. Siamo alla fine. No, sai che sono democratico. Quindi 30. In quest'ultima fase. E poi sulle finte. Allora, quindi Claudia, dica sempre che non c'è più il 30, io presenterei a fine del bilancio una scheda riassortiva del bilancio che avete. E mi rendo conto che voi diciamo sempre un po' anche invece a questo punto avete 50 giorni. Io approfitterei il 30 per fare una cosa che diventa un po' anche l'ultima conferenza stampa dell'anno, non solo dell'anno, se ho capito, almeno grossa, poi le ultime sempre mi fanno per presentare un po' un quadro, diciamo, della struttura finanziaria regionale. Adesso, visto che non siete risposto bene, lo farò anch'io, ho fatto lui su un campione. Quello di ieri ha scritto cose veramente senza senso. Infatti, ieri nella Roma abbiamo ancora scritto, perché era proprio uno che fa il professore, che invece di approfondire e leggere gli atti ha preso un collage di articoli che dicevano. Quello che mi piacerebbe scrivere in questa cosa qui del 30 è come noi abbiamo tenuto botta da 78 in poi, 78 nel senso di DL, 78. Sì. Perché io credo che alla fine verrà fuori che sostanzialmente noi ci apprezziamo a questa nuova contabilità che scatta nel 2015, dal 2010 al 15, non lontano un dimezzamento della spesa. So, quindi così. L'abbiamo detto, scusate, vi devo solo 10 secondi perché sono andata, abbiamo avuto l'altro ieri in incontro con l'Anceta, il sottosegretario del Rio, come delegazione delle regioni sulla disabilità del 2015 e poi abbiamo proseguito ieri sulle tecniche. Devo dire la verità che prima non era il migliore, 4 miliardi sembrano assolutamente senza l'operazione bond? Sì, senza che c'è questa cosa non si possa considerare fino alla figura, non se ne parla di quella. Abbiamo come regione invece presentato una serie di misure, perché abbiamo detto che a cominciare dall'investimento con una riqualificazione della spesa e comunque un sostegno all'economia da questo punto di vista, però con l'articolo 36 del nuovo provvedimento della legge di stabilità 2015, oltre alla nuova contabilità c'è il nuovo principio di equilibrio del bilancio e in quel modo lì o ci consentono di fare ancora nel 2015 eventualmente indebitamento sugli investimenti, oppure poi nessuno farà più investimenti perché dovremo stare della spesa, coprire tutta la spesa con l'entrata solo dell'anno, senza considerare il fondo tassa e senza considerare l'avanzo di amministrazione. Abbiamo cercato di produrre un elemento di elasticità proprio solo per l'investimento. Poi c'è stato un discorso sulla sanità,
perché appunto la questione della sostenibilità della manovra eventuale sulla sanità va affiancata almeno a 3 miliardi, quello è il conteggio che abbiamo fatto noi, di contributo sulla spesa in conto capitale, che almeno su questi numeri il Ministero dell'Economia ci ha dato, diciamo, il suo supporto, nel senso che tornavano i numeri, e è chiaro che noi abbiamo anche chiesto come regioni che eventualmente ci siano delle norme statali che affianchino la razionalizzazione della spesa corrente, come sempre è stato fatto, nel senso se si interviene sulla farmaceutica non può intervenire la singola regione, deve esserci una normativa a livello statale. E abbiamo portato 3 miliardi in 3 anni? 3 miliardi subito, che sono comunque già previsti e sul triennio dal Ministero, però si tratterebbe a questo punto di anticipare. Sul PPL abbiamo sottolineato come il fondo sia sottofinanziato, perché quando è stato costituito il fondo è stato costituito azzerando, diciamo, la quota di accisa, e siccome il fondo doveva essere a costo zero non teneva conto di tutti i contributi che le regioni davano oltre all'entrata dall'accisa, attraverso naturalmente l'impegno alla razionalizzazione e quindi a riportare il rapporto costi ricavi a questo 35% previsto dalla legge. E poi abbiamo fatto una richiesta ulteriore sul fatto di applicare un certificato con i comuni, che è già stato sperimentato e che questo andrebbe a ridurre l'impegno, diciamo, sui tagli, ma corrispondentemente andrebbe a richiedere alle regioni un impegno maggiore sul patto di stabilità a favore dei comuni, proprio perché i comuni, come noi, in questa fase hanno da portare avanti gli investimenti anche sulla programmazione europea. Quindi, queste sono le linee su cui sono mossi e si sono in tempo per rispondere. Allora, è evidente che questo punto finale che si farà a bilancio approvato, a legge di stabilità approvata, sarà un po' un giudizio che diamo sulla sostenibilità dell'attività di questo ente a partire dal prossimo anno, quindi bisognerà presentare una scheda un po' diversa da queste, una scheda anche un po' diversa da questa, una schedona un po' più con dati, grafici, tabelle. Andiamo avanti, Alberto. Poi erano previste due cose sulla sanità, uno specificamente sui fondi della sanità. Fermati qui. L'altra cosa che vorrei fare è, se tutto va bene, che tu presentassi il consuntivo 13, possiamo rispiegare, giusto? Dovrebbe essere prossimo. Stava lavorando. Magari anche lì facendo un po' la storia, diciamo, del decennio, in termini di senso antico. Arrivati, perché questo qui è il 10° consuntivo che noi approviamo tra noi a Roma, 10° e ultimo, dal 4 al 13, fa un po' un consuntivo, perché alla fin fine noi siamo partiti con meno 300 nel 4, da molti anni siamo a pari, è chiaro che abbiamo dovuto anche vendere un po' di immobili, perché se non facciamo niente finiamo a 30 miliardi in bruciali, no? Cioè, questo che non si riesce a mondo, poi non è vero che non si riesce a diventare. Dopodiché credo che sia anche l'occasione, siccome tutto qui penso che dovrebbe essere il penultimo, diciamo, no? Dovrebbe essere il penultimo. Quindi potrebbe essere il 19, no? Dicembre. Sì. Perché a quell'ora lì dovremmo aver saputo anche già la questione fiscale di cui non potete preoccupare. Mi dici quei due nomi, per favore? Sì, uno è Puglisi. Puglisi? Senza E, Puglisi. E Caro Tenuto? E l'altro? Caro Tenuto. Perché a quell'ora lì dovremmo già sapere anche la questione fiscalità com'è andata, perché nel Consiglio non si sa ancora niente quando finisce. Quando approviamo il Consiglio? Doveva essere 22-23. Vabbè, però a quell'ora lì già sapremo se vorremo la... no? Giusto? Quindi
Tu pensi che noi riusciamo a dare un quadro del fattore, il ciclaggio o un po' rischioso? E dipende dal tema tasse. Cioè, se noi sappiamo, mancano con le stime. Però possiamo anche dire che presentiamo 10 consultivi dal 4 al 13, perché poi la prossima giunta comincerà a consultivare. È chiaro che una stima ce l'abbiamo, io penso che la stima ci sia. Queste due qui, potrebbero essere gli ultimi due, mi sembra abbastanza logico, no? Più l'altro sanità. Poi, andiamo avanti. Di sanità c'è la richiesta ospedale. Siamo pronti, quasi pronti con la delibera, tra l'altro, e lunedì vediamo come di Genova per ospedare. Ospedale 3, poi. Poi l'Urbanistica che ha già parlato sempre la sessione di direttori. Sì. Se mancassero degli altri che vanno a gennaio o anche dicendo, uguale, altre persone, resti quelli qua. No, perché sì, ho capito, volevo dire una cosa e poi, come dire, che vale per tutti. Io pensavo poi di dare tempo a voi fino al 15-20 gennaio per proporre, come dire, aggiornamenti di ciò che sul sito c'è, ciascuno con le proprie materie, ma un po' di voi l'ho già detto anche a voce. Quindi non è che se adesso metti una cosa poi rimane quella. A gennaio uno può fare un aggiornamento e dice successivamente per molto questo. No, ma perché si tratta, per te, nel nostro caso, di leggi che devono essere approvate dal Consiglio. Quindi, secondo me, la Giunta ha proposto al Consiglio. Io chiaro, rifiuto. Troppo devo andare. Cioè. Dei rifiuti c'è già. Io riporto il pariano. No, devo dire che è una scheda che non va. Passo la giornata. Anche pesante. No, dicevo... magari scusa Alberto, Ivan, per venerdì prossimo portiamo, sono sul sito, ma diciamo portiamo l'elenco degli argomenti già andati. Io ho fatto una specchina in bella, venerdì lo diamo in bella, venerdì là argomenti che sconcino per gli assessorati. Va bene, dai. Quindi sarebbe il quarto, cos'è? Abbiamo detto? Il quarto, poi. Poi c'era l'idea di fare una cosa sulle modifiche dell'assetto istituzionale. Ecco, lei la dice. Poi uno su province comuni, cioè la modifica istituzionale. Esatto. 5. Sì, e le aree ottimali dei rifiuti. Sì, poi le mette nei rifiuti o le modifiche. 5. Poi? Le cose un po' legate alla collega della Luca, i torrenti, i lavori di poi pensavamo di farne una più o meno sugli interventi nei torrenti, sai quelle che abbiamo dato in consiglio? Sì, giusto. 6 e poi farne una, diciamo, a metà di cielo, per Lione. Okay. Un bilancio dell'ultimo anno, non mezzo due, mi sembra. Il problema è che non si possono fare tutta la fine, bisogna cominciare, due o tre da fare subito, li vediamo per il novembre. È più facile, l'urbanistica per questo semplice, no? Insomma... Sì, con la logica di dire, sì, noi siamo pronti. Per questa settimana prossima, va bene? Va bene? La 14. Poi cosa c'è un pochino più semplice? Poi c'è l'ospedale, claro, no? Nel senso sentito. Sì. Uno può anche dire che abbiamo rapporto al comune, infatti. Allora, 21. Ma che poi alla fine, apro una parentesi, ho fatto vedere ieri il numero in Claudio, a parte il salettino che adesso non sapremo come va, c'è un problema di identità che in parte è un po' ribasso. A grosso modo, uno per l'altro, gli ospedali di Genova, Ponente, di Ponente, di Ponente, valgono 200 milioni, no? E la grossa ristrutturazione di Santa Corona vale metà. San Martino ha avuto soldi, non basterà, e il Galileo è una partita autonoma, che si può fare.
si riuscirà in un mandato a fare tutto, ma forse in due, diciamo. Infine l'ospedale sarebbe la finanziaria del quel mandato nei prossimi 10 anni prossimo. Vabbè, poi ci sono idee bigliasche, diciamo, anche abbastanza interessanti. Cioè, sulla porta a queste vicende è quella la vendita del patrimonio, che sono un po' sintonia con il consiglio. Ma cioè che piuttosto che svende, mette un oggetto grosso, come è Sant'Andrea, no? È vero che lì ci metti già le ristrutturazioni di Sant'Andrea e di Missione. Ma comunque, il quale l'ospedale è questo piccolo topo. E comunque vanno a scena in quel paese. Che cosa? Per le discussioni. Quindi, su 500, presto tanto, quasi il 30%. Va bene, dai, quindi potremmo fare novembre ospedali, urbanistica e sono le abbiamo detto Alberto, riformi istituzionali. No, ma mi pare che la terza, che siamo alla seconda. La seconda. Forse la riforma istituzionale è abbastanza facile da scrivere, no? Bella. Da scrivere. No, ma dico un paginetta in cui ci dovrebbe successo. La città metropolitana. Quindi dai la data. 28. Sì, diciamo città metropolitana, provincia diciamo già in Bassa Marche, cioè Spezia e Savona, l'altra si imbarca. Adesso vai a chiami. Cielo di Rappedici che dopo la sua guida ha definito la provincia in Bassa Marche. Adesso entri in secondo grado, dai. Il tutto in attesa della riforma costituzionale, naturalmente, comunque fin da subito, diciamo, con un disegno sulle deleghe e le funzioni, quello che viene fuori da queste sì, se a questo punto le ultime due sono conti sanità e bilancio, le prime due di dicembre sono torrenti a 5 torrenti, abbiamo 10 alluvioni. Allora, 5. Alluvioni ci mettiamo come abbiamo fatto per imprese, per 12. E sì, lotterei per ultimo, così vediamo se sto il governo con me, poi vale anche il principio che a gennaio si va in ragione. Poi naturalmente ce ne sono altre 43 già inserite, compresa quella di oggi, vi pregherei di guardarvelo un po', vediamo l'elenco venerdì, in modo tale che insomma, ciascuno aggiorni un po' i dati, vedo se vanno bene. Nel caso dei rifiuti sono problematico, andrà quasi iscritto. Va bene, poi novella ho detto, sì o no? Sì. Le imprese grosse. Sulle imprese invece lo fai tu questo check finale. Sì. Va bene, invece abbiamo poi definito completamente, ma completamente no, perché manca uno, non so perché. La dica voce quella che manca, non so quale sia. Allora, domani con gli altri sti davanti. Domani c'è anche Savona, non so cosa non si è permesso. Vabbè, mi dico a voce. Posso dire una cosa, visto che è venuta quella contrana grossa Sestri Levante, quando è finito Sestri Levante, ma tutto quanto per gli altri, se vuole venire qualcuno, sarei un sopralluogo lì. Comunque, novembre non è aggiornato perché l'ho già detto, ma grazie. Sì. Allora, Cornigliano io vado per io, non so se per la rossa. Io ci passo un po' prima, poi vado via, perché a metà di queste due c'è la costa di Adriano, va a Savona, e c'è l'inaugurazione del terminal crociere, che è un'opera pubblica, perché l'ha fatto proprio nella concessione. Terminal crociere Savona, sì, pare che sia l'unico. Quindi anticipo un po' lì, faccio un giro e vado. Il resto credo che sia tutto a posto. Senarga, Valbavenna, poi ospedale militare, immagino che non sia. Ma il giorno, sì. Il 15 novembre, c'è anche il test match di rugby e che non è aveva piacere. Non vieni? No, le barche, queste qui sono opere pubbliche, diciamo. No, no se viene l'inaugurazione di novembre, devo sapere se poi venivi. Sì, sì, no, volevo dire. Ah, come orari? Ah. A che ora è? Alle 15. Venire in quel campo lì non potrebbe fare altro che no, viene fatto la legislatura fino alla regola.
sono cosa posso fare. Noi abbiamo fatto le grandi squadre, che abbiamo avuto il campo. Le squadre non si parla. Campo. Abbiamo solo scritto. Poi il 20 c'è scritto ancora sfaltatura, non sfaltatura, ho già detto, va bene, la vuoi, togliamo sfaltatura. E c'è scritto sempre per Renazzo, poi ci sono i consegni di Conigliano di cui si è detto. Poi recuperiamo Cossiria che fu inviato per l'alluvione, facciamo due cose chiusane e due cose accese. Quindi in realtà sono 12. Gli amanti dei numeri a settembre 2013 sono 150 tappe, che diventeranno 160 a dicembre, dopo di questa settimana in mancanza. Allora, 4 giri d'Italia, no, 20 tappe, sì, 5 giri d'Italia. Allora, un po' di lavoro, poi facciamo quello che ha chiesto l'assessore. Allora, noi dobbiamo portare la delibera sbloccato l'assestamento. Io c'erano due cose che aspettavo. Una, il santuario che è andata a posto. E i vecchi fasci. Che quello che era l'assestamento. Sì, ma la stavo per dire. Ma una sta il santuario, che è andata a posto senza atti deliberativi o con atti deliberativi? No, è andato a posto utilizzando dei fondi che poi verranno ridati. Insomma, non c'erano, nel senso, sì, sì, solo volevamo non aspettare. No, ma la domanda era se ha senso da parte nostra non occorre No, questa cosa qui, oltre che essere importante in sé, è importantissima per il Giro d'Italia. Sì, se servisse. Beh, io non me ne occupo più, se c'è bisogno me lo dite. Ok? Poi ci sono i vecchi FAS, sì, nel senso che aspettavamo l'assestamento per queste vecchie piccole. Lo so che sono assegnate, ma vi volevo dire una cosa con nuova. Allora, questa vicenda piano non la mettere, lo so che avete già spartito il bottino. Abbiamo fatto quello che hai chiesto, avete spartito il bottino. No, adesso volevo. Dentro c'era la questione di. Il conte di Savona. Imperia. Imperia, Tartallo per il palazzo. No, ma stiamo parlando di Alba. No. Qui sono i vecchi conti di Passo 2009. No, perché era la riformazione dei nuovi. Mi dicevano ieri che contavano sulla riformazione dei vecchi. Vi siamo in difficoltà. In attesa poi rendere. Non lo scrivi secondo la moglie, ci hanno fatto un casino. Sì, hanno fatto una scelta non occupata. Hanno fatto una scelta che nell'immediato poteva sembrare virtuosa, nel senso che hanno deciso di non accollarsi un mutuo che era un mutuo costruttore, quindi molto con dei tassi veramente bassissimi. Quindi non si sono indebitati, quindi quella poteva essere una scelta, diciamo, non riescono a vendere, però non hanno, in quel modo lì avrebbero avuto la somma per fare i lavori, invece non riuscendo a vendere. Però la verità di poche che sono ballate non c'è mai stata dentro. No, ma no, perché nella riprogrammazione FAS. Ah, riprogrammazione 7-13, no, questo sono 2000-2006, residuo 2000-2006. Pensavo fossimo già più avanti. Dove c'è arrivo il tallo per la sono più avanti. In buona sostanza noi venerdì portiamo la delibera. Venerdì portiamo la delibera in cui finanziamo tre cose. Diciamo, quattro, sono rimasto a tre, vedi che ogni tanto anche tu metti qualche porto. Finanziamo qualche altro il blueprint. Sì. Adesso ti impariamo un attimo. L'altallo, che è quello che consentirà poi di portare anche il presente dell'attività al Palazzo della Salute di Porto Maurizio. Io ho rimasto via Paradiso. Via Paradiso e poi ce l'ha. Me la sono dimenticata. È una per provincia. Allora, in poche parole, si sistema una vicenda salzanese complicata che da quando si è detto che si finanzia per scoppiare il mondo. Sì. Non so, allora, Renate? Governa, non posso prendere meriti altrui. Poi si farebbe il completamento dell'operazione
Torrione, non so se completamente o secondo e quindi andrebbe sui FAS vecchi vecchi. Vecchi. Tanto devo dire che sono stato con Angelo in relazione, penso che anche lui ha una veramente di grandissimo paese, con uno spazio esterno meraviglioso. Su Imperia si fa l'attallo che consente di completare l'operazione di salute, su Genova si fa il blueprint. Ora il problema è che Piano dice io non voglio il sorsi, mettete queste cose più a disposizione dei concorsi. Quindi non so come l'ha scritta, che gestirebbe lui. Lo vediamo, vediamo un attimo come. Ho provato a venerdì perché ho visto che adesso lui Piano dice che entro dicembre lo vorrebbe consegnare. Merlo dice che entro metà dicembre vorrebbe avere gli enti. Il contributo nostro amministrativo è quell'atto lì. Sì. Poi c'è un contributo politico che è assai più complicato dell'altro, in quanto tale perché è previsto la scrizione di un po'. Va bene, poi un po' di appuntamenti romani. Allora, sul Tirreno Power ci teniamo in contatto, teniamo in contatto perché voglio completare il discorso di prima. Non c'è solamente la legge sui rifiuti, ma c'è anche lo statuto. E tra le altre cose vuol dire che abbiamo aggiunto minimamente un pochino più ampio. Lo statuto però bisogna di 21 voti. Ora, io spero ci sia una cosa unanime. Questa, secondo me, poteva anche indurre il consiglio a far mercoledì, ma ormai è martedì. Ci sentiamo un po' in questo di tempo. Ci sono due martedì. Sono due martedì a Roma. D'accordo, Simone Esaotti e Matteo Paolo, non è che possiamo entrare. Vedete bene che ho studiato questa tempistica qui. Prima lettura, ipotesi. Seconda lettura, gennaio, tre mesi per essere efficaci. E quindi febbraio, marzo, aprile, quindi si arriva appena in tempo, dico perché sarebbe anche antipatico dire che sai di fare prima, di non fare dopo, se hai capito. No? Spero che non ci siano incidenti di percorso, che un po' si chiude. Cioè, tutte le regioni italiane hanno fatto così, tutto approvato dal governo. E quindi si scenderebbe da 12 a 7, da 43 a 12 a 7. Poi c'è una vivacità sulla legge, quindi c'è una giornata intera, vi pregherei di tenere un po' l'osservazione di tutti. Adesso improvvisamente tanti hanno capito che la legge di agosto è una buona legge, a parte la questione, diciamo, di una buona legge. Queste giornate lunedì in commissione. No, va bene. Ma perché adesso tanti, anche nel centro-destra, pensano che invece la cosa insieme è così. Ci affidiamo a loro. Allora, 11, poi 18 Tirreno Power, e poi 12-11 c'è Gronda, giusto? 12-12. Che dovrebbe essere preceduto da un passaggio in consiglio comunale in cui il comune inserisce la zona del suo PUC. Così? Così c'era stato detto. Poi non so se hanno risolto problemi in altro modo, questo non mi è dato stato. Vabbè, quindi adesso non so se andiamo giù a livello tecnico, solo tecnico, tutto. No, no, andiamo giù in deliberante, quindi politico, tecnico. Se vieni anche tu, visto che dovrebbe essere quella decisiva, chiedi un attimo libero. Avete detto 12-12, già, prima c'è il 12. Faremo giunta l'uno. Anzi, decidiamo subito. Sì, sì, appunto il quinto. Non c'è neanche il 12, non si può fare. Quando? Questo.
Non so, a meno che non venga a Roma, Renzo, io non lo so. Vedi tu. Spero che non ci sia... Come me hai detto, non avrai nessun dubbio perché la conosci più di me. Poi magari o se c'è o non ci sono. L'altra volta erano in forza perché c'era sia il sindaco di Firenze che Rossi, che l'assessore, anche perché loro. Non potete fare inviare questa. No, è una cosa. Vabbè, provo a vedere se trovo un collega che ci dà diverso da quelli che ci investiamo sicuramente. Scusate, un giunto sul bilancio si fa a luna di martedì. No, io sai che ci sono chiamato un po' il niente per mercoledì, devo andare a fare. Quindi allora io metto le poi martedì. E invece la giunta di dicembre del 12 la facciamo, ma poi mette l'agenda. Sì, insomma, forse è meglio andare. Poi non so, sempre che si tenga, perché se devono fare un po' più male, si trova qui. Ma tra l'altro, se andiamo, quella è l'occasione per fare un punto con loro sul tunnel, no? Dovrebbe essere teoricamente pronto, quindi potremmo fare anche una riunione. Comunque io non sono così sicura che loro facciano questo passaggio di consiglio, perché avevo sentito Bernini che diceva che potevano risolvere altrimenti, e vedo Tomiolo che fa sì con la testa, quindi non anche. fanno un atto che non ha senso, tecnicamente parlando. Cioè, posso evitare di andare? Forse No, io credo che questa cosa qui, già che siamo qui a parlare, abbiamo ancora 5 minuti, sia importantissima per tutti gli espatriati. Nel senso che ci sono centinaia di famiglie, sono centinaia, molte decine, non sanno come sarà che del non sanno cosa fare la loro casa, che molti anche vorrebbero vendere, andarsene, eccetera. Potesse dare esecutività a un primo lotto che grazie anche al paese può fare più ricco. Non hanno, allora, la prima conferenza dei servizi, nessuno ha sollevato la questione dei lotti, quindi No, ma in la procedurale vuol dire volevo dire. non lotto. Sì, Ah, ecco, dicevo. vuol dire una prima fase. Una fase in cui diciamo, intanto, Sì. questo è il progetto, questo rimarrà, se posso provare, No, no, prendiamo dall'incertezza, aziende, intanto famiglie, partiamo con la soldi, parte storica. cioè, quella risolviamo. No, ma su questo devo dire un po' comune. Dopodiché, quando si arriverà al tema, prolungamento concessione, magari, tariffa, eccetera, tanto qua l'hai tolta, veramente, cioè, i più favorevoli alla domanda sono gli espropriati. Lì è una situazione ovvia. Cioè, come fai a vendere un edificio che sta per essere demolito? Ma anche decidere se fare delle ristrutturazioni, che minimo, insomma. Va bene, poi bisogna fare un lavoro pazzesco in 15 giorni perché bisogna appunto fare il discorso del passo. Questa volta il passo vecchio, No, è quello che no, stai pure lì. No, poi bisogna in 20 giorni fare un lavoro pazzesco sul passo a Sacco 13, perché il 30 deve essere sulla piattaforma la nuova programmazione. No, insomma, l'ultima riprogrammazione. Settimana facciamo l'ipotesi. Prima con l'amore ci ho fissato a livello di altro livello di impegno lo facciamo. In conferenza dei presidenti, l'altra volta c'è stato un tentativo di chiedere una proroga. Da parte di tre regioni. Come si è ammesso non sarebbe neanche male. Certo, se allunga la proroga, come dire, lo fanno i prossimi. Però era una cosa detta tra presidenti, quindi non c'era nessuna ancora. Però credo che noi dobbiamo attrezzarci, no? Poi la risposta che alla domanda che ho fatto l'altra volta è serale, vero? Cioè la risposta che ho alla domanda che ho fatto l'altra volta sul taglio che c'è, che non ho ancora considerato, giusto?
continuando a chiamare. Noi ancora ieri l'abbiamo ripetuto sul tavolo, ma non ci hanno dato risposta, mentre avevamo due impegni politici di Santo Magno prima e di Verdino dopo che avrebbero detto sì. Invece no. Vabbè, nel merito, oltre che fare una cerita complicatissima, noi ci abbiamo due partite legate a fondazione. Una che è, diciamo, Bondesi che dopo è persa, no? Cioè, nel senso che lo riusciamo a... E l'altra che è Tarsai di Camogli che non lo ha... L'altra è Camogli che non lo ha ancora per persa, ma... Io per terza una fase di scala, sono di scala. Per terza fondazione. Per terza. No, non andava per terza. No. Non leggi che la fondazione generale. Se lo dici tu, ma non mi sembra che ci siano buone notizie. Il problema è che se non si risolve il Monesi, rimane com'è. Ma se non si risolve Camogli, scatti non serve gigantesche i soldi per fare per finire la voce di Camogli. Sì. Boh. Non lo so. L'ultima cosa che non c'è in mente con tutto questo, ma che ogni tanto mi viene richiesto, ma questa cosa di Recco, Piscino, IML, ha una fine o no? È 8 ma il comune non ha più fatto l'atto consigliarsi, è il comune che si è piantato dopo l'incontro che avevamo fatto a luglio, che avevamo diciamo fatto definito un percorso temporale che il comune non abbiamo fatto avanti. Gli abbiamo anche offerto assistenza. Ma come si fa bene, insomma, non si può fare magari in altro modo, ma questo rapporto tra comune e dovrebbe un rapporto che non produce tanto. Vabbè, dai, chiudiamo qui. Fermatevi però, che abbiamo un po' di rosso. Voleva fare una cosa col solo segretario, giusto? Esatto. Ai primi 5 minuti si può fermare un attimo il cloud, visto che non c'è più. Vabbè. No, che devo dire un'altra cosa. In modo che poi lei possa ritornare.